Onorevole Marcolin, come commenta i continui sbarchi sulle nostre coste? È stata una cosa facilmente prevedibile. Certo che Mare Nostrum non è sicuramente un'azione per far sì come che sia un deterrente per gli sbarchi, anzi è un invito. Già adesso stiamo assistendo ad un ammassamento sulle coste libiche. Il ministro inadeguato, di cui non voglio neanche citare il nome, dice che ce ne sono dai 300 ai 600 mila. Credo che questa sia la risposta per l'unica porta d'ingresso che l'Europa ha dato a queste persone, perché noi prendiamo ordini a questo punto dalla Merkel e la Merkel dice di lasciare la porta aperta. Credo che questo sia il risultato. Abbiamo tolto 90 milioni di euro dal fondo per il rimpatrio, 60 milioni di euro li abbiamo tolti per quanto riguarda le azioni verso i clandestini, abbiamo tolto il reato di clandestinità, manca solo che adesso li ospitiamo ognuno di noi nelle nostre case. Il ministro Alfano sta sbagliando? Ma ho detto prima, il ministro Alfano è inadeguato, cioè non può dire che noi vogliamo dei morti sul mare, che noi vogliamo delle persone, cioè noi non siamo guerrafondai, non siamo sicuramente per dei morti, ma non siamo neanche quelli che vogliono a tutti i costi dare ospitalità anche ai clandestini. Noi vogliamo sia reintegrato il reato di clandestinità, noi vogliamo che le cose che accadono in Italia siano tutelate dall'Europa e che l'Europa si faccia carico di questa situazione, perché non possiamo, noi come Stato già debole, poter fare le cose come uno Stato forte.